Un ricorso al TAR di fronte alla classificazione come bosco data dalla regione alla pineta litoranea di Alba Adriatica. Ha tutto il sentore di diventare un precedente importante, anche alla luce di quelli che potranno essere gli effetti del contenzioso, anche per le altre municipalità sulle quali insistono le pinete, il chiarimento che l'amministrazione comunale di Alba Adriatica vuole avere alla luce di quella che è stata la classificazione data dal Dipartimento Agricoltura e Parchi della Regione Abruzzo. Sulla scorta del carteggio tra Comune e Regione, infatti, è stato poi trasmesso un parere nel quale, in base ad una legge regionale 2014, la pineta litoranea deve inquadrarsi come superficie boschiva e non verde pubblico. E questo con tutte le implicazioni del caso in fatto di cura e manutenzione. La classificazione a bosco della nostra pineta attualmente pone dei problemi di gestione, anche perché non si comprende, essendo la legge alla quale si fa riferimento, viene datata nel 2001, non si comprende come diciamo, non sia esistente in questo comune un piano di gestione forestale. Per cui la nostra intenzione, fermo restando che il progetto del lungomare non prevede più la pista ciclabile che, ribadisco, non attraversava la pineta nella sua centralità, ma era stata progettata sulla scarpata, quindi ribadendo questo principio che non agiamo in funzione della realizzazione della pista ciclabile, agiamo supportati da un parere legale per l'esatta interpretazione della classificazione delle nostre pinete litorane a superficie boschiva.